a tutti, diamo inizio ai lavori della Commissione. Invertiamo l'ordine del giorno iniziando dall'audizione dei principali stakeholder in merito alla raccomandazione della Commissione europea sullo sviluppo e rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore dei minori. Ci sono arrivate diverse osservazioni scritte che sono state mandate ai componenti della sesta Commissione. Altre osservazioni ci verranno fornite oggi durante la Commissione. Chiedo al dottor Musicco di presentare brevemente la raccomandazione della Commissione europea. Grazie. Grazie Presidente. Brevemente riepilogo soprattutto l'aspetto procedimentale. Qui si tratta di una partecipazione di fase ascendente della Regione Puglia alla formazione del diritto europeo. E fra le iniziative della Commissione europea nell'ambito del programma 2024, questa raccomandazione in tema di protezione del minore è di particolare rilevanza perché istituisce un quadro generale destinato agli Stati membri, atto a strutturare in termini ovviamente di indirizzi generali, non di dettaglio, le principali forme, i principali strumenti che gli Stati membri dovranno mettere in atto ai fini di instaurare più efficaci sistemi di protezione del minore. Quindi, partendo dal principio generale delle convenzioni internazionali del superiore interesse del minore, l'atto della Commissione sviscera numerosi profili che vanno dalla tutela contro ogni forma di violenza, sia fisica sia violenza assistita, e la protezione riguardo all'uso dei nuovi media e quindi l'uso dei social, di tutte le insidie e le opportunità che vengono dall'uso di questi strumenti, c'è la questione della tutela della salute, della salute anche psichica del minore, ci sono le tematiche dei minori stranieri non accompagnati, insomma ci sono profili molto sfaccettati, molto variegati, nell'ambito dei quali poi gli Stati membri e il sistema degli enti territoriali svilupperanno le loro politiche di protezione dei minori. Quindi in questo ambito è stata promossa l'attività della sesta Commissione in fase appunto di partecipazione in fase ascendente, che potrà produrre una risoluzione di questa Commissione in cui la Regione Puglia e il Consiglio regionale esprimerà un parere e una posizione politica in merito ai principali aspetti di questo atto europeo. Ora quindi sicuramente avremo modo con le audizioni di ascoltare i contributi degli stakeholder, dei soggetti esperti e anche delle strutture regionali coinvolte. Grazie Presidente. Grazie Dottor Musicco. Come è stato da lei anticipato, i minori dall'inizio di questa consiliatura sono al centro della nostra attenzione politica, quindi noi siamo grati a chi ci ha inviato le osservazioni, a chi oggi ce le fornirà, e per noi è molto importante poter partecipare, seppur in fase ascendente, a questa raccomandazione. Adesso do la parola alla professoressa Procaccino. Giusto? Angela Procaccino dell'Università di Foggia. Foggia, okay, sì, grazie. Grazie, ringrazio innanzitutto per l'invito gentilissimo, per la collaborazione che mi è stata data finora. Come già anticipato, la raccomandazione è molto complessa e si focalizza sulla costruzione di un sistema integrato di protezione del minore. In realtà parte da una considerazione, una volta ovviamente premesse le fonti di riferimento, quindi il quadro giuridico di riferimento, parte dalla protezione del minore da ogni forma di violenza. Quindi questa sembra essere la prima preoccupazione, quindi
investe le autorità nazionali e poi a cascata le altre autorità, gli enti territoriali e anche le regioni, della protezione del minore da ogni forma di violenza. Innanzitutto il punto che mi sembra rilevante, chiedo anche il conforto della dottoressa Di Domenico, è l'accoglimento di un concetto di protezione legato al concetto di salute come salute nel suo complesso, quindi sia in senso fisico che in senso psicologico, quindi salute mentale e benessere psicologico. Collegato a questo concetto, quindi questo concetto ampio, olistico di salute, c'è poi tutto il correlato dell'intervento statale e regionale, cioè la protezione del minore in senso sociale, in senso economico. E quindi c'è una irradiazione, c'è una raggiera di interventi che lo Stato e le regioni e gli enti locali devono, gli altri enti locali possono e devono mettere in campo. Innanzitutto protezione rispetto alla esclusione, alla discriminazione, protezione rispetto alla, a tutte le forme di emarginazione socio-economica. Per quanto riguarda il contesto della Regione Puglia, mi sono permessa ovviamente di tentare una ricognizione degli strumenti già esistenti. Mi sembra che questa Regione abbia già un ottimo apparato normativo e quindi per quello che mi è possibile diciamo rilevare, gli aspetti li ho molto sinteticamente indicati anche nella breve nota che ho mandato, gli aspetti di migliorabilità che mi sembra di poter rilevare dal confronto tra l'assetto normativo esistente e quello che si legge nella raccomandazione, quali possono essere. Innanzitutto un aggiornamento delle linee, del piano regionale per le famiglie, che è stato già approvato con delibera di giunta del 2020, la 220, e l'aggiornamento delle linee guida regionali di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone e ovviamente del piano triennale di interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori, che era già stato approvato con delibera di giunta regionale 1608 del 2018. La raccomandazione punta molto, in realtà è un aspetto che indica da ultimo, però a mio avviso è probabilmente la priorità per quanto riguarda le azioni di miglioramento della Regione Puglia. Raccolta dati, monitoraggio, e questa raccolta dati e il monitoraggio in realtà presuppongono anche, cosa che adesso si può fare anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche se non generativa, una interoperabilità di tutte le banche dati di cui già la Regione e gli enti territoriali dispongono. Un altro punto fondamentale che non è presente, mi sembra non sia presente negli interventi, nel quadro normativo già presente, è l'attenzione al mondo online, perché una delle priorità di questa raccomandazione, ma anche di altri strumenti vincolanti dell'Unione Europea, non soltanto quindi della raccomandazione strumento non vincolante, anche di altri strumenti, tra cui il Digital Service Act, è la protezione dei minori e dei giovani all'interno del mondo digitale. Quindi protezione dalla violenza e protezione dall'abuso sessuale e dalla pedopornografia. Teniamo presente che accanto a questo strumento, accanto a questa raccomandazione, noi dobbiamo considerare, tenere presente anche due strumenti vincolanti, uno dei quali è la direttiva 93 del 2011, che è la direttiva contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia. Non è un caso che questa direttiva, nel contesto di questo piano strategico, sia in fase di aggiornamento e dobbiamo monitorare proprio questo. Teniamo presente che accanto a questo strumento c'è anche la proposta di un regolamento che dovrebbe riguardare la responsabilità, tra gli altri profili, la responsabilità dei digital service provider per quanto riguarda la protezione appunto dei minori nel mondo digitale. Teniamo presente che la Commissione in realtà ha già avviato qualche mese fa, nell'aprile di quest'anno, due indagini a carico di due dei maggiori social media per quanto riguarda l'implementazione, in realtà la corretta applicazione di due norme che del digital service
Privacy Act che riguardano la protezione dei minori proprio nell'ambiente digitale. Altro secondo me aspetto molto rilevante è l'indicazione, a questo sono dedicati gli ultimi 3 o 4 punti della raccomandazione, l'indicazione è appunto la raccomandazione a sfruttare in pieno le risorse che l'Unione Europea mette a disposizione, tant'è che c'è proprio la specifica indicazione dei fondi a cui far riferimento per le singole misure, per i singoli piani di intervento, quindi per quanto riguarda l'inclusione sociale, per quanto riguarda la diminuzione dell'indigenza e la protezione di famiglie su soglia critica, quindi a rischio di povertà, e famiglie e minori invece in condizioni già di povertà. Rimango a disposizione per ogni ulteriore. Grazie mille per il suo contributo. Adesso lascio la parola ad Angela Di Domenico, dirigente di servizio del welfare. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Mi sentite? Ok. Bene, sono tenuta a riagganciarmi a molte delle questioni che ha posto la dottoressa, la professoressa. Parto prima di tutto da una considerazione di natura metodologica, e cioè il fatto che la raccomandazione, la scelta della Comunità Europea di utilizzare lo strumento della raccomandazione, con il quale, che non ha una valenza giuridica, nel senso che non impone agli Stati, ma sceglie sostanzialmente di fornire una serie di indicazioni, di suggerimenti, passatevi il termine, al fine in qualche modo di uniformare, di armonizzare gli obiettivi delle politiche in materia di prevenzione e protezione dei minori in tutti gli Stati, e anche di individuare una soglia, un livello di servizi che devono essere erogati in maniera trasversale in tutti gli Stati. L'elemento che secondo me più rilevante, e che aveva ripreso anche la professoressa, è il fatto che incentra molta la filosofia, e uno dei principi cardini che si rileva è la rilevanza e la strategicità della collaborazione e cooperazione ai diversi livelli, sia a livello istituzionale che a livello intersettoriale, che è sostanzialmente che parte dal presupposto della necessità di interventi che siano di natura trasversale e olistici rispetto ad un minore, tenuto conto della specificità, della complessità dei bisogni che questo esprime, che sono poi sostanzialmente gli stessi principi che ispirano i nostri documenti programmatici principali. Parlo in particolare ovviamente del piano triennale delle politiche sociali, che è stato adottato da ultimo nel 2022, nel quale sono confluite molte delle misure in materia. La dottoressa parlava di piano delle politiche familiari, che effettivamente è stato adottato nel 2020 ed è stato, ed è stato prorogato fino al 2023, ma molte delle misure effettivamente sono confluite poi in questo nuovo strumento programmatico. Uno strumento programmatico che parte proprio dagli stessi principi, da due assi fondamentali, che sono una presa in carico multidimensionale del minore, nel senso che proprio si parte dal presupposto del disagio, del particolare disagio che il minore esprime, delle diverse forme di disagio che non possono richiedere un intervento monotematico, ma richiedono richiedono l'intervento di più competenze contestualmente. E da questo punto di vista noi come Regione ci siamo proprio mosse nella direzione di implementare sistemi integrati che consentano proprio la costituzione, dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista operativo, di presidi organizzativi composti proprio da competenze diverse, tendenzialmente del sociale e del sanitario. E infatti uno degli elementi rilevanti sul quale noi abbiamo sottolineato e soprattutto l'importanza è nella fase di attuazione delle linee guida del 2016 in materia di trattamento sui minori, è la costituzione in ogni singolo distretto / ambito territoriale sociale delle equip multidisciplinari integrate, che sono proprio delle strutture di natura organizzativa
che mettono insieme competenze provenienti da diversi settori, con il compito proprio di intervenire in maniera sistematica e organica rispetto alle esigenze espresse dal minore, tenuto conto ovviamente della particolarità di queste esigenze. E ci stiamo muovendo, gli obiettivi che il piano triennale prevede, il piano triennale delle politiche sociali, si muovono proprio nel senso dell'attuazione dell'attuazione e dell'implementazione di queste equip in tutti i distretti, in tutte le realtà territoriali. Cosa di non facile sicuramente attuazione, tenuto conto che della carenza di risorse umane, carenza anche di professionalità adeguate e anche dell'eccessivo turnover che non consente quindi la strutturazione del servizio. E da questo punto di vista quindi emerge anche un altro problema, che è quello della disponibilità. La professoressa faceva riferimento alla necessità di una dotazione finanziaria e anche dotazione di organico adeguata. L'invito che si fa agli Stati è proprio nel senso di dotarsi di una struttura finanziaria che sia in grado di garantire un sistema, un set minimo di servizi adeguati su tutto il territorio. Il problema però, una considerazione che ne emerge, è il fatto che molti dei servizi, la gran parte dei servizi sociali e anche quelli ovviamente rivolti ai minori, è finanziata attraverso fonti di finanziamento di provenienza ministeriale. Parlo del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, parlo del Fondo del Fondo Globale Socioassistenziale, del Fondo Nazionale per l'autosufficienza, parlo anche di alcuni decreti che individuano risorse specifiche e tematiche. Si tratta però di risorse che non hanno il carattere molto spesso della stabilità e della ordinarietà, cosa che naturalmente incide anche nel dimensionamento e nelle scelte di dimensionamento e di strutturazione di un sistema adeguato di servizi, che si ricollega peraltro poi al fatto che molti dei servizi che sono erogati in favore dei minori non rappresentano dei livelli essenziali di prestazioni sociali, cosa che determina ovviamente la aleatorietà e anche la difficoltà, l'aleatorietà soprattutto delle risorse, la variabilità delle risorse e, come dicevo, quindi la difficoltà proprio a strutturare un sistema quantomeno di base uniforme su tutto il territorio regionale e soprattutto il rapporto anche su altri territori nazionali. Da questo punto di vista la necessità che noi riteniamo è che a livello regionale, unitamente a tutte le altre regioni, si continui a svolgere quell'attività di promozione, di destinazione di risorse stabili e soprattutto promozione del completamento di quel percorso di elevazione a rango di livelli essenziali di prestazioni di tutti i servizi in favore sia dei minori ma più nel complesso anche in favore delle famiglie. Mi ricollego peraltro a quanto diceva la dottoressa anche per quanto riguarda la dotazione di informazioni e dati sufficienti a mettere in condizione il decisore politico di orientare le proprie scelte in maniera appropriata. Da questo punto di vista la Regione ha uno strumento fondamentale che è quello dell'osservatorio delle politiche sociali, che è previsto dalla nostra legge 19 del 2006. L'osservatorio che ha proprio la funzione di monitoraggio dell'andamento dei servizi, del conseguimento degli obiettivi, anche delle modalità e di impiego delle risorse. E tutto questo proprio al fine di garantire una banca dati necessaria per mettere in condizione il decisore di fare le scelte nella maniera più appropriata e anche di seguire l'evoluzione dei bisogni. Quindi quello che si deve continuare a fare è sicuramente potenziare questo strumento. Sicuramente potenziare e garantire l'operatività dell'osservatorio al fine, come d'altronde è stato fatto in questi anni, e eventualmente per sopperire a anche carenze di natura strutturale che non ne consentano poi una adeguata operatività. Un'altra questione, sempre che è stata posta dalla professoressa, riguarda la incapacità che è stata rilevata dalla comunità europea di
utilizzare risorse comunitarie che pure esistono, ma alle quali stranamente non si accede. Allora ci chiedevamo se non fosse opportuno prevedere anche a livello organizzativo interno la strutturazione di un presidio di natura funzionale deputato a quello che noi abbiamo chiamato scouting delle risorse destinate ai minori, cioè un ufficio, una attività specifica collocata, poi si vedrà dove, che abbia proprio il compito di monitorare quasi in tempo reale l'esistenza di bandi piuttosto che la disponibilità, la destinazione di risorse specifiche da poter utilizzare a livello regionale al fine anche di incrementare il livello dei servizi, che però nel frattempo deve aver superato, come dicevo, attraverso una destinazione stabile invece delle risorse necessarie a garantire i LEPS, deve superare la logica della progettualità, cosa che molto spesso, sulla quale molto spesso abbiamo incentrato il nostro tipo di interventi in favore dei minori. Grazie per il suo contributo. Abbiamo oggi qui la presenza anche dei due garanti, del garante regionale per i disabili e del garante per i minori. Il garante Rossi, ovvero il garante per i detenuti, mi ha comunicato l'impossibilità di essere qui presente oggi e mi ha chiesto di essere ascoltato nella prossima seduta. Do la parola adesso ad Antonio Giampietro, garante delle persone con disabilità. Buongiorno a tutte e tutti. Io vi illustrerò un attimo il contributo che ho presentato, però prima di farlo, e lì ci saranno le mie osservazioni che sono in modo più organico, però prima di fare questo volevo ricollegarmi all'ultimo intervento che ho ascoltato con attenzione, che condivido moltissimo, e soprattutto nel punto finale in cui si parla di, come dire, in cui parlava la dottoressa di un sistema diciamo che non vada solamente progettualmente ad affrontare le criticità delle problematiche, ma che, come dire, sia un sistema che parta dalle progettazioni, quelle che dovremmo mettere in atto, tra l'altro io penso noi come garanti, e poi queste progettazioni sperimentalmente verificate sul campo le faccia, come dire, diventare organiche e quindi delle linee di intervento specifiche, così come del resto è previsto anche qui nella raccomandazione. Le osservazioni inerenti alla raccomandazione di cui stiamo parlando partono dalla constatazione della necessità di indirizzi e norme, secondo me, che siano uniformi sul territorio. In questo caso, per esempio, proprio la premessa della raccomandazione, in diversi punti, assume un valore importante allorché parla di sistemi integrati multidisciplinari con delega agli organi istituzionali regionali, e per l'appunto è questo quello che dovrebbe essere fatto, ossia riportare quelli che sono le indicazioni della raccomandazione a livello regionale e fare in modo che le indicazioni rivenienti dall'Unione vengano seguite in maniera uniforme sul territorio regionale, intendo di tutte le regioni dell'Unione Europea, ma noi dobbiamo preoccuparci soprattutto della nostra. Quindi, restando a questi punti della premessa, risulta efficace risulta la mancanza di, e questo è un punto secondo me fondamentale, di organismi di coordinamento multidisciplinari per la tutela dei minori, e andrebbe sottolineato in maggior modo di minori con disabilità. Ciò che emerge, facendo riferimento sempre ai punti della risoluzione, è la necessità, e condivido in pieno, di un approccio integrato, e viene declinato ancora meglio, ma lo sentivo prima anche dalla professoressa, un approccio olistico e trasversale. Si dovrebbe rilevare che i minori con disabilità rischiano più facilmente di subire violenze e abusi, quindi
andrebbero studiate tutele e approcci specifici. In questo senso, e si fa in più punti riferimento a questo, gli abusi sessuali sui minori rappresentano un rischio più elevato per i minori con disabilità. Quando pensiamo agli abusi, dobbiamo pensare che già i minori sono persone più vulnerabili, ma i minori con disabilità sono ancora più vulnerabili. Va dunque ribadita la necessità di formare una consapevolezza maggiore in tutto il mondo dei professionisti che lavorano a protezione dei minori, e soprattutto quelli con disabilità, per quanto mi riguarda, anche per i minori stessi, facendo riferimento specifico all'importanza della sfera affettiva, che spesso è tralasciata. Questo lo aggiungo io. Vanno garantiti anche i diritti dei minori con disabilità imputati o indagati, rimarcando la loro situazione di maggiore vulnerabilità e le loro specifiche necessità, come del resto le stesse peculiarità andrebbero osservate per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati con disabilità, che tra l'altro le cui disabilità spesso non sono nemmeno individuate allorché vengono accolti. Tutto ciò, per concludere, riguardo alla premessa della raccomandazione, ora vengo allo specifico, ad altri punti specifici, va declinato anche prevedendo la necessità di finanziamenti specifici per l'appunto per prevenire la violenza contro i minori, e dei finanziamenti che di questo si parla, e va ribadito anche con minori con disabilità. L'articolato della raccomandazione, come bene è sottolineato in diversi punti, parla di segnalazione. Bene, è ribadito più volte, ma voglio assolutamente che sia chiaro, che per permettere alle persone con disabilità, le stesse persone con disabilità o le loro famiglie, una giusta modalità di segnalazione, è necessario che questa sia accessibile. Quindi vanno previste delle forme specifiche. Si parla poi di sostegno mirato rivolto a determinati gruppi di minori, e anche qui in questi gruppi, siccome andrebbero declinati, noi a livello locale dovremmo declinare questi gruppi rispetto a le varie peculiarità che ognuno di essi ha, compresi quelli con disabilità. Necessari sono la cooperazione, l'abbiamo sentito più volte ora negli scorsi interventi, la cooperazione e il coordinamento per la tutela e la protezione dei minori a tutti i livelli, ma soprattutto a quelli più bassi, cioè direi a quelli locali, e sentivamo prima della mancanza di risorse sia umane che finanziarie per l'organizzazione di quelli che sono fondamentali, secondo me ora ne parlerò meglio, che sono quelle equip multidisciplinari, multidimensionali, di cui avremmo bisogno in maniera forte a livello territoriale per costruire quello che ad oggi viene definito il progetto di vita. Infatti, proprio in merito quando si richiama un ambiente sicuro e inclusivo nell'istruzione, va ancora ribadita la necessaria integrazione dei sistemi. Ciò che manca è un raccordo coordinato tra tutte le, e qui parlo a livello locale, tra tutte le istituzioni che si dovrebbero occupare di scuola, quella che ormai è definita anche dall'ultimo DLGS, il 62/2024, l'ultimo decreto attuativo della legge delega sulla disabilità, approccio multidimensionale. Le azioni dei soggetti coinvolti sono spesso isolate l'una dall'altra, e anche quando sembra che si raccordino, presentano dei vulnus causati dalla
presunzione di autonoma superiorità, la chiamo io, di una delle stesse, ossia le istituzioni cercano di far prevalere la propria visione e invece dovremmo avere una visione più, diciamo, un po' più integrata, olistica, direbbe la raccomandazione stessa. E questo evidenzia diverse criticità. I coordinamenti multidisciplinari a volte mancano di alcuni attori istituzionali, alcuni attori istituzionali non partecipano alle stesse equip anche se sono invitati, e questo dovremmo evitarlo, ma io penso che questa sia una mancanza anche di risorse, come diceva bene prima la dottoressa Di Domenico. Infine, manca l'accoglienza vera di un approccio del privato, di un apporto del privato, sia degli enti del terzo settore che direttamente si occupano di tutela delle persone con disabilità, sia di esperti scelti dalle famiglie. È necessario un raccordo più efficace, lo ripeto per l'ennesima volta, che tenga in conto esclusivamente del bene del minore, e in questo caso mi sto riferendo al minore con disabilità, immesso nel contesto scolastico, e che possa indurlo a vivere la scuola come un momento di primo passo di quello che si chiama progetto di vita. Mi avvio verso la conclusione. Nell'ambito della deistituzionalizzazione dei servizi dedicati ai minori, più specificamente ai minori con disabilità, bisogna realmente garantire una transizione ai servizi sociali sul territorio. In questo contesto vanno garantite soluzioni di tipo familiare o comunitario, così come prevede la raccomandazione, e su questo dobbiamo essere, penso a livello regionale, ancora più efficaci. Nell'ambito di una giustizia più a misura di minori, questo voglio fare anche qui in commissione, l'ho scritto nelle mie osservazioni, però voglio anche in questo momento essere specifico, proprio al punto 51 DEG della raccomandazione, quando li riportiamo a livello regionale, comunque come osservazioni, secondo me questi punti andrebbero integrati con riferimenti specifici a interpretariato per persone con disabilità e strumenti dedicati, perché quando una persona con disabilità è soprattutto minore, che è ancora più vulnerabile, è in un ambito giudiziario, è difficile che possa essere, è difficile avere anche un rapporto di comunicazione con questo, quindi bisogna essere ancora più attenti con strumenti dedicati. In conclusione, potrebbe essere importante, questa raccomandazione è sicuramente uno strumento importante per la protezione dei minori anche con disabilità, ma c'è bisogno di attuarla tenendo conto delle specificità dei territori regionali dell'Unione e rendendo realmente efficaci gli strumenti del coordinamento e della cooperazione a livello locale. Grazie. Grazie al Garante per le persone con disabilità per queste importantissime osservazioni. Adesso lascio la parola al nostro Garante regionale per i minori, il dottor Ludovico Abaticchio. Buongiorno, grazie per l'invito. Abbiamo già consegnato il nostro contributo alla consultazione per iscritto, però colgo l'occasione così per fare delle riflessioni anche da mettere a disposizione della Commissione. Innanzitutto la mia funzione di garante, per capirci in maniera sintetica, è quella di essere il sindacalista dei minori nelle istituzioni, quindi la nostra funzione è quella di stimolare, a volte di contestare, di proporre e anche di sperimentare, per cui nell'ambito
delle attività istituzionali che noi proponiamo come garanti della Regione Puglia, il tema della sperimentazione e quindi poi della possibilità di offrire al sistema delle istituzioni delle formule nuove, anche innovative, progettuali, che possono essere poi riprese e riportate nell'ambito territoriale diventa fondamentale. Il discorso di oggi è un discorso che a me sta molto a cuore perché parla di un rafforzamento dei sistemi integrati, in realtà di protezione dell'interesse superiore del minore, e quindi quale migliore occasione per non ribadire quello che ormai da anni noi portiamo avanti, noi diciamo che lavoriamo da anni sui temi della politica della salute minorile, salute intesa come benessere sociale, quindi rappresenta il tutto insieme, e l'importanza del raccordo tra gli ambiti territoriali, il sistema scuola e aziende sanitarie, ASL. Lo dico perché anche nel piano sociale di zona che la Regione Puglia ha prodotto in questi anni, il tema della programmazione minorile attraverso l'integrazione delle competenze istituzionali è fondamentale, perché possiamo sì fare grandi ricerche, con tutto il rispetto, importanti a livello nazionale, universitario, europeo, però se non andiamo in sala operatoria a capire in ogni territorio qual è il tema più importante per quei ragazzi o quelle ragazze, la questione può diventare soltanto, diciamo, di grande attività di pubblicazione di dati, ma poi sul piano pratico bisogna arrivare poi a portare il servizio necessario. Quindi quale definizione migliore di una strategia integrata multidisciplinare nell'ambito territoriale? Perché? Perché se una volta per tutte, a partire a livello nazionale e direi anche a livello europeo, non si creano dei finanziamenti e dei bilanci vincolati su progetti di attività poi territoriale da portare avanti, in modo che si costringa, tra virgolette, uso il termine costringere, il sistema delle istituzioni, rivolgo scuola, ente locale, ambito territoriale e aziende sanitarie, a produrre poi progetti vincolati con finanziamenti specifici vincolati, sicuramente noi potremmo ottenere più risultati su quelli che sono i bisogni territoriali. In questi giorni è emessa l'indagine del CESVI, indagine importante che è stata molto significativa e porta la Puglia al terzultimo posto in Italia per quanto riguarda le attività dell'assistenza ai minori in difficoltà e anche ai temi dell'aggressività minorile o verso i minori, ma che in realtà, se andiamo a leggere bene i dati, nascono questi dati anche da situazioni diverse nell'ambito delle province pugliesi, quindi molto importante io darei al territorio del Foggiano, in parte a quello della BAT e anche dell'entroterra leccese e tarantina, perché lì ci sono problemi seri di un processo nuovo anche delle politiche minorili nell'ambito istituzionale, per cui mai come ora, a partire dai temi della povertà, che nel Mezzogiorno in Puglia saranno fondamentali anche col prossimo avvicendarsi anche di quelli che sono i temi dell'autonomia differenziata, che saranno importanti nell'ambito regionale poi ridistribuire sul sistema salute, l'importanza di un PNR in coincidenza dell'autonomia differenziata diventa fondamentale. In che senso? Che al di là di quello che sarà l'edilizia scolastica, l'edilizia ospedaliera, degli ospedali di comunità, l'importante è poi creare progetti di servizio alle persone, quindi alle famiglie, quindi ai minori in particolare, dove un sistema integrato che ha bilanci vincolati, ripeto, lo definisco salvadanaio istituzionale, cioè su un ente locale, un ambito territoriale, insieme all'ambito scuole e aziende sanitarie, anzi al distretto sanitario, produce un cofinanziamento anche utilizzando fondi europei, quindi arrivando a un percorso molto più alto, potremo avere più possibilità di sviluppare servizi a favore delle fasce minorili. Macro obiettivi che possiamo proporre oggi sono legati innanzitutto alla tutela della popolazione minorile con i rischi di navigazione in web,
E quindi anche c'è un fatto che si collega anche ad una cultura anche di fragilità genitoriale su questi temi, su cui bisogna anche lì riflettere molto nella fase poi di formazione educativa, non solo nell'ambito minorile e giovanile, ma anche nell'ambito genitoriale. Un supporto agli adulti, quindi, che possano abituarsi ad affiancare i propri figli o i propri bimbi in tutoraggio ad un corretto miglioramento della navigazione, che dovrà essere comunque acquisita, perché non possiamo impedire ai nostri ragazzi di poter utilizzare i sistemi nuovi di comunicazione e anche di formazione educativa su questi temi, e quindi una partecipazione anche giovanile che diventi anche più opinion leader nel mondo giovanile, come utilizzare meglio i sistemi web e i canali da utilizzare. Mi azzardo a parlare, per esempio, di una password etica da poter proporre ai genitori, affinché si possa canalizzare in maniera più corretta l'utilizzo del web, non pletorico ma adeguato nei tempi opportuni, affinché i ragazzi possano poi utilizzare i sistemi di web da poter poi facilmente essere, da un lato, affiancati e controllati dal mondo degli adulti, ma soprattutto anche fare delle scelte articolate e non devianti, perché a tutti è noto che in questo momento l'accesso ai siti pornografici è molto semplice: basta cliccare sul computer una parola che può appartenere al corpo umano, della piccola pelvi, e facilmente un bambino, un ragazzo, arriva tranquillamente nei siti web pornografici non controllati. Quindi, di fronte ad un sistema educativo, familiare, scolastico, ambientale, un'immagine visiva web diventa destruente e deviante in maniera molto rapida. Questo può farlo un adulto, perché ha una sua, diciamo, già autonomia, sua cultura di base, ma su un minore o su un adolescente questo può creare degli scompensi importanti e anche dei comportamenti successivi che poi possono sfociare nel bullismo, nel cyberbullismo e quelli che sono i temi più importanti. Quindi lavorare sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, noi abbiamo fatto delle esperienze importanti anche sul tema ambientale, con alcune prove, diciamo, di cortometraggi. Vi ricordo cara Alice, che ha parlato della questione ambientale della Fibonacci, ma anche ha toccato il tema dell'ambiente di Taranto, che ha vinto il primo premio al Festival Nazionale dei Tulipani di Seta Nera a Roma, della RAI, e che ci ha fatto capire che anche l'utilizzo di un sistema di comunicazione da portare nelle scuole come sistema, diciamo, formativo, ha attratto tantissimi ragazzi che in 13 minuti hanno visto che significa parlare di famiglia, di ambiente, di tutela della salute, di educazione psicofisica, di tutela, diciamo, di vita quotidiana del cittadino. E quindi questo tipo di presa di coscienza può portare anche ad aprire un canale importante anche europeo di formazione educativa attraverso dei sistemi di comunicazione anche video controllati, tra virgolette, in senso educativo formativo, verso se una scuola funziona fino alle ore 18-19, integrata con i sistemi, diciamo, degli enti locali e del terzo settore, del privato sociale, sviluppando processi di inclusione sociale affinché il ragazzo stia a scuola, sia negli ambiti scolastici, sia controllato, si stanca, poi va a casa e va a dormire, invece che andare in piazza a rischiare dopo le ore 20 incontri di altro tipo, compreso quelli della dipendenza e della tossicodipendenza. Proposte molto rapide in ambito scolastico, perché i dati li abbiamo presentati alla Commissione: l'istituzione di un'equipe socio-sanitaria educativa stabile nelle scuole, che produca insieme alle materie come storia, matematica, geografia, faccia settimanalmente, per esempio, corsi di formazione sui temi della salute in genere, poi da quelli ambientali a quelli della sessualità, alimentari, al web e quant'altro, e che possa prevedere, diciamo, una presenza settimanale nell'ambito scolastico, quindi diventi materia quasi, diciamo, da proporre in ambito scolastico. L'ideale sarebbe dare una specie di stacco dal posto di lavoro per i genitori una volta al mese, perché vadano a fare formazione con i figli. Potrebbe essere anche questa un'idea da portare nell'ambito legislativo nazionale e anche europeo.
l'importanza dell'educazione alla sessualità nelle scuole attraverso un sistema più, diciamo, corretto, laico, fatto da professionisti formati dal mondo universitario, integrati, quindi parlo non solo di medici ma di psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e anche a volte anche degli avvocati, che possono imparare anche un criterio di metodo di dialogo con i ragazzi, e su questo bisogna anche rimodulare anche la formazione universitaria, a mio parere. E poi la sperimentazione di app, di piattaforme sociali adolescenziali dove lo stesso ragazzo diventi opinion leader, cioè diventi protagonista nell'ambito dei sistemi, diciamo, di mass media, cioè di informazione. Quindi questo anche attraverso lo stesso TikTok, altre forme di piattaforme, dove è quindi controllati da un sistema istituzionale affinché i temi, diciamo, da opinion leader vengano acquisiti dai giovani, perché spesso i ragazzi ascoltano di più i ragazzi sul piano della proposta educativa e meno forse gli adulti. Ma anche noi quando eravamo ragazzi, dei nostri genitori, avevamo timore fino a un certo punto, ma ci piaceva più colloquiare con il nostro amico di banco, che forse le sapeva più di noi, così si pensava. Quindi, in conclusione, una strategia di lavoro che faccia studiare quali sono i rischi in cui è esposto il ragazzo finora, e soprattutto che il sistema istituzionale, qui divento sindacalista dei minori, la smetta di inseguire la patologia. Quando scoppiò l'AIDS in Italia, io ero medico scolastico, si poteva fare educazione sessuale nelle scuole improvvisamente, perché c'era la paura dell'AIDS, della tossicodipendenza e del tema dell'omosessualità, che creava grandi problematiche allora, parliamo del 1982-83. E adesso poi è scoppiato il Covid, è nato il discorso dell'autolesionismo, dell'isolamento, dell'aumento dell'incidenza del tentativo di suicidio nei minori, cioè. Noi siamo un paese che segue la patologia e si muove sulla patologia, invece di essere un paese che agisca in maniera seria sul concetto di prevenzione come concetto di formazione, a partire, ripeto, dal mondo giovanile adulto, dalla fragilità genitoriale ad arrivare al minore, perché il tema più serio è in parte il minore, ma soprattutto è l'adulto, a mio parere, da un punto di vista comportamentale. E quindi, in conclusione, uno slogan che possiamo utilizzare, utile: educazione e partecipazione, due grandi sfide per le web generation. Credo che sia questo concetto, educazione e partecipazione dei ragazzi, che diventino, diciamo, essi stessi protagonisti del loro benessere. Grazie. Grazie al Garante per i minori. Chiedo ai colleghi se vogliono fare osservazioni o domande. Collega Ciliento, Assessore Ciliento, prego. Grazie Presidente. No, condivido giusto una riflessione, e ovviamente condivido quanto è stato detto, e in questo momento credo che parlare di contrasto alle povertà educative è quello che un po' raggruppa tutto ciò che è stato messo in evidenza. Volevo solo precisare, quando si parlava di osservatorio delle politiche sociali che è stato istituito nella Regione Puglia e prima regione, l'osservatorio sui minori, che va ulteriormente alimentato e messo al centro delle attenzioni del welfare ed è ovviamente in capo al Garante dei minori. Ma a questo collego dei suggerimenti ulteriori, nel senso che condivido appieno: non dobbiamo seguire le patologie, ma dobbiamo fare prevenzione. E prevenire sul discorso del contrasto alle povertà educative significa mettere in atto percorsi che vedano nell'ambito scolastico percorsi socioaffettivi, percorsi di individuazione di benessere da parte dei ragazzi, ma che non deve fermarsi solo all'ambito scolastico. Dobbiamo essere capaci di mettere in piedi delle politiche che siano veramente integrate tra welfare e cultura, tra il creare luoghi di condivisione e di socializzazione, perché dopo il Covid maggiormente si assiste sempre più ad un individualismo anche da parte dei ragazzi. Provare a mettere in campo strategie che portino i ragazzi
a vivere la socialità, credo che sia la sfida che dobbiamo portare avanti da un punto di vista politico e suggerirla anche da un punto di vista europeo e nazionale. E altro aspetto è l'integrazione della disabilità con il mondo dei pari, che a mio avviso si sta un attimo perdendo di vista, perché sono sempre più i servizi per bambini portatori di handicap, ma non integrazione. Quindi sottolineare maggiormente l'integrazione, che poi è la vera svolta nel cercare di mettere al centro anche i bambini con difficoltà, e su questo suggerire uno studio approfondito sull'aumento dei fenomeni di disabilità, in particolar modo, anche se disabilità non è, ma sono diverse abilità, sull'autismo, che devono essere veramente, dobbiamo interrogarci su quali percorsi si stanno mettendo in atto e sul perché sta aumentando notevolmente questo aspetto. Quindi c'è bisogno di uno studio approfondito su questo, e sicuramente troverò d'accordo il garante dei disabili e dei minori, rivedere a livello, con delle indicazioni europee e nazionali, quello che è il servizio legato alla specialistica nelle scuole. Credo che sia arrivato il momento in cui veramente si metta mano ad un servizio che troppo spesso vede gli educatori solo come chi supporta gli insegnanti di sostegno, e invece dovrebbero essere delle progettazioni fatte in equip, magari in equip stabile scuola per scuola, e abbandonare quello che oggi si fa, che invece vede attribuire delle ore ai casi gravi e non ore ai casi più fragili, che a volte hanno più bisogno dei casi gravi. Ma provare a lavorare con un metodo di sistema, mettendo insieme il terzo settore e l'aspetto sanitario, per portare avanti dei progetti all'interno delle scuole stesse, per offrire alle scuole uno strumento in più per gestire determinate situazioni, e non trovare le classi differenziate di cui ogni tanto si sente parlare e che non dovrebbero essere. Quindi su questo ritengo che sia importante aprire un confronto, ma che deve partire anche dal nazionale, ma come Puglia possiamo anche sperimentarlo, su proprio l'attuazione di una specialistica diversa da quella che in questo momento viene svolta nelle scuole. Grazie Assessora Cilento. Ci sono altri interventi? Allora, aggiorniamo questo punto sull'audizione a mercoledì prossimo, 17, per l'audizione del garante regionale dei detenuti. Dopodiché gli uffici prepareranno il documento con tutti i contributi che sono pervenuti per iscritto e quelli che sono stati dati qui in commissione, per mandare le nostre osservazioni alla Commissione europea. Quindi grazie a tutti per il preziosissimo contributo di oggi. Andando avanti, adesso chiedo di approvare i verbali delle sedute precedenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, all'unanimità. Adesso dobbiamo dare il parere consultivo sulla delibera di giunta numero 883 del 25/6 del 2024, documento di economia e finanza regionale DEF 2025-2027. Favorevoli? Contrari? Contrari. Astenuti? Allora, i contrari li nominiamo. Ok, i contrari? Pagliaro? Pagliaro, Caroli, La Ricchia. Astenuti? La Notte. Favorevoli? Cilento, Paulicelli e Clemente. Va bene? Va bene, adesso abbiamo la corposa audizione sulle mozioni. Se siamo d'accordo, visto che c'è la possibilità che ci raggiunga l'assessore alla formazione e lavoro, inizierei con il dottor Patruno.
È pervenuta una mail da parte dell'assessora Matrangola, la quale comunica di non poter essere presente per impegni istituzionali, che sarà presente il dottor Patruno, e ci comunica che con riguardo alle mozioni 114, ovvero richiesta applicazione della legge Scelba per lo scioglimento delle associazioni di matrice fascista, 116, tutela pugliese della memoria dei massacri delle foibe e dell'osido Istriano, Giuliano, Fiumano, Dalmata, 147, crisi dell'Ucraina, 148, solidarietà al popolo ucraino, 204, solidarietà e vicinanza alle donne iraniane. Si rappresenta che alla luce della peculiare materia degli atti richiamati, la competenza relazionale dell'assessore insediato da poco più di due mesi potrà essere approfondita in futuro. Quindi, escluso queste mozioni per le quali l'assessore si è riservata di approfondire le materie, vado avanti con... Io sto dando lettura della comunicazione che mi è pervenuta. Bene, andiamo avanti con le altre mozioni. Io però vorrei fare, se fosse possibile, una premessa, Presidente. Un secondo. Allora, prego. Grazie, Presidente. No, io volevo fare un attimo una premessa, ringrazio dottor Patruno, sempre presente e puntuale. A me fa piacere che si torni a parlare un po' di cultura, non lo facevamo un po' di tempo e devo dire era ora. Io vorrei ricordare che a parte i primi tempi della legislatura con l'assessore Massimo Brai e con il collega Donato Metallo in commissione ci siamo mostrati, diciamo, un po' tutti attenti alle esigenze che pervenivano da i nostri interventi dai territori, però purtroppo dobbiamo riscontrare che nulla è stato fatto poi in seguito successivamente, nonostante tutta una serie di sforzi che abbiamo profuso per portare avanti questioni di grande rilievo, c'è stato un po' un silenzio assordante da parte della Regione. Se guardiamo indietro, andiamo un attimino nei dettagli, abbiamo lavorato su progetti importanti come il molo di Adriano di San Cataldo, le mura di Acaia, il castello e la cittadella di Oria, di oggi forse vediamo un attimo se abbiamo fatto dei passi in avanti, poi c'è la candidatura delle grotte patrimonio di UNESCO, anche questa è una mozione che oggi mi auguro possa avere un seguito, possa aver avuto un seguito, poi c'è la fondazione Tito Schipa, ritorno sull'argomento, ancora siamo fermi, nonostante si senta proprio l'esigenza di dare forza e corpo a questa istituzione. Poi c'è anche l'altro tema del barocco leccese, proprio oggi sul giornale abbiamo visto che c'è stato comunque un seguito, però non si è dato alcun riconoscimento dal lavoro che è stato fatto, insomma, in commissione e in particolar modo da parte mia. Leggevo appunto oggi sul giornale dove il Presidente della provincia, come dire, dava grande rilevanza a questo suo straordinario risultato quando, insomma, sappiamo bene le cose come siano andate, quindi anche sotto questo punto di vista che ci sia una comunicazione più precisa e più attenta sul lavoro che si effettua in commissione, ma in particolar modo ai commissari si dia valore di un impegno. Io penso che sia grave che la Regione non si sia occupato su questi temi fondamentali e quindi mi auguro, ripeto, che da oggi in avanti si ritorni ad affrontare il tema della cultura con la puntualità e anche, se vogliamo, con l'impegno globale della Commissione su questi temi. Cosa c'è da dire altro? Io direi di attenerci all'ordine del giorno, alle mozioni magari. E tra l'altro però approfitto, chiedo scusa se però faccia concludere, Presidente. No, io oggi speravo, ripeto, che ci fosse anche l'assessore Matrangola. No, per infatti, se posso aggiungere, non ho letto una parte della nota dell'assessore Matrangola dove riporta il desiderio e la più ampia disponibilità a convocare una seduta tematica della Commissione in cui poter presentare le linee guida dell'assessore
professorato in materia di cultura. Quindi fissando una seduta monotematica su questi temi, a mio parere non soltanto potremo conoscere le linee guida dell'assessorato e quindi quella che è la programmazione, ma anche affrontare i temi innanzi elencati che non attengono alle emozioni. Quindi se siamo d'accordo, all'esito dell'ascolto sulle emozioni, noi fissiamo questa seduta con l'assessore alla cultura nella bene. Quale potremo fare il punto sulla situazione. Mi sembra di capire che siamo perfettamente in sintonia. Come sempre. Oltre al Presidente anche con l'assessora Matrangola, infatti io notavo in qualche maniera una mancanza, queste emozioni oggi vediamo un po' se c'è un aggiornamento, poi ci sono tutte le questioni che abbiamo evidenziato, tra le quali anche alcune richieste che abbiamo fatto di chiarimenti, di documentazione su alcune questioni, in particolar modo faccio riferimento al Bifest, dove non stiamo ottenendo risposte, quindi ci tenevo fondamentalmente a fare questa piccola premessa che avrei limato diversamente se avessi conosciuto l'intera comunicazione dell'assessore Matrangola. Grazie Presidente. Grazie. Allora, dottor Patruno, iniziamo con la prima mozione, proponente Zullo, Dante, lingua italiana. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Sì, le affrontiamo progressivamente, in particolare per quanto concerne questa prima mozione. Il senso della mozione ovviamente va ben oltre le competenze del Dipartimento della Cultura, che ovviamente poi nella lingua italiana in Dante del 700° anniversario trova grandissimo riferimento. Però appunto, siccome la mozione fa riferimento a garantire l'utilizzo esclusivo della lingua italiana negli atti della pubblica amministrazione, come negli enti locali e nelle regioni, tutelare il patrimonio linguistico garantendo l'utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e servizi, l'informazione, la comunicazione, eccetera, garantire l'istituzione del Consiglio regionale della lingua italiana, ovviamente alcuni di questi temi esulano dalle competenze strettamente riconducibili al Dipartimento. Per quanto ci riguarda, al di là ovviamente del tentativo di utilizzare nella maniera migliore la lingua italiana, che non è cosa facile, in realtà un elemento che mi piace portare all'attenzione della Commissione è che a partire dal 2022, la mozione del 2021, eravamo un po' nel pieno del Covid, nel frattempo delle azioni sono state svolte, proprio a partire dal 2022 abbiamo concordato il trasferimento in Puglia di quel Festival Treccani della lingua italiana che fino ad allora si svolgeva soltanto a Lecco e a Roma. L'abbiamo portato a Lecce, nel 2024 si è celebrata la terza edizione del Festival della lingua italiana, ovviamente inutile che vi dica il grande ruolo che l'ex assessore Brai e il direttore generale Treccani ha svolto da questo punto di vista. Non era scontato, non era facile, perché le richieste di ottenere questo festival venivano da tutta Italia, però voglio sottolineare che la prima volta che il Festival Lingua Italiana si svolge al sud è stata scelta la Puglia, la città di Lecce. Devo dire che il festival, per come lo abbiamo costruito, immaginato, seguito, sta dando un contributo particolarmente importante anche nel senso indicato dalla mozione, devo dire con un riscontro anche territoriale interessante, e si svolge all'interno dei poli bibliomuseali regionali, ovviamente poi con tutta una serie di relazioni con il territorio, sia dal punto di vista degli operatori culturali che degli operatori dello spettacolo, ovviamente locali ma anche nazionali e internazionali. Questo mi sento di poter dire il contributo più immediato e più diretto che il Dipartimento e l'assessorato hanno fornito. Andando avanti, ci sono due mozioni del collega Pagliaro. Castello, le accorpo perché ci mettiamo insieme. Sì, stanno insieme. Perfetto. La 73 e l'83, Castello di Oria. Sì, io su questo, se mi è consentito, abbiamo questo elemento di novità. No? L'altro giorno il vice premier Salvini è stato lì, ospite non so di chi, però insomma ha fatto un post che ha fatto girare un po', ha girato tutto sul web, e ha ottenuto anche molti commenti che sono in linea con quello che noi chiediamo da tempo. È dal 2007 che questo castello non è più fruibile al pubblico, come è avvenuto per 70 anni, e quindi per questo noi abbiamo provato a capire cosa potevamo fare, no? E abbiamo studiato il tema e abbiamo capito che c'è questa possibilità, che appunto
che venga avviato il procedimento di dichiarazione di interesse eccezionale della cittadella, non soltanto del castello, poi abbiamo approfondito, siamo andati avanti. Questo, ci sarebbero le condizioni perché ci possa essere una sorta di pressione, chiamiamola così, nei confronti dei proprietari perché comprendano che questo bene è un bene pubblico, al di là della proprietà privata, che io da liberale non posso che rispettare e anzi di più, però insomma ci sono situazioni in cui è necessario che si possa rendere fruibile a tutti i cittadini questo bene prezioso che ha un grande valore per quanto ci riguarda. Sapete quanto siamo legati ai valori della nostra identità, della nostra storia, quindi questo castello e la cittadella potrebbero, ecco, si potrebbero anche programmare gli interventi di restauro e di valorizzazione e candidare al fondo per la tutela dei beni culturali. Tutto questo è un lavoro che mi auguro sia stato fatto e appunto oggi è importante fare un attimino questo step per capire come se è stato portato avanti da parte del governo regionale. Beh, l'oggetto della mozione, leggo, era avvio del procedimento dichiarazione di interesse eccezionale ai sensi degli articoli 14 e 104 del decreto legislativo 42 del 2004. Prego. Sì, Presidente, pongo solo una questione tecnica, nel senso che le due mozioni poi corrispondono ad argomenti di cui alla interrogazione 550 del Presidente Pagliaro, per la quale appunto l'assessore Matrangolo aveva presentato una risposta in sede di consiglio. Quindi io ovviamente riporto adesso e anticipo i contenuti, ovviamente sarà poi l'assessore in sede di consiglio a rispondere come necessario e come istituzionalmente dovuto. Allora, in realtà, come abbiamo evidenziato varie volte, scusate che apro anche la risposta, il tema non rientra nelle competenze regionali, ma è una competenza strettamente ministeriale e, come abbiamo rappresentato anche in diverse occasioni, già nel 2022, subito dopo la presentazione della mozione, era stata sottoposta formalmente al Ministero, agli organi territoriali, ma anche poi sono stati fatti passaggi con gli organi centrali ministeriali, perché poi la dichiarazione di eccezionale interesse parte come istruttoria a livello territoriale, ma poi prevede riconoscimento ministeriale. Quindi da questo punto di vista quella comunicazione in realtà, al di là dell'aspetto formale, poi ci sono state una serie di interlocuzioni successive, non ha mai avuto un riscontro formale. Ovviamente sono due temi diversi, perché la questione del castello ha il problema a monte della proprietà privata, per cui nelle interlocuzioni ministeriali, ma questo vale in tutti i contesti, il primo suggerimento ministeriale è: se il problema non è tanto la tutela del bene, perché in quel caso se il bene fosse in condizioni di pericolo la sovrintendenza dovrebbe intervenire con misure d'urgenza, ma siccome non c'è questo problema, c'è un problema di fruizione, che è un problema che interessa particolarmente all'ente regionale perché questa è la nostra competenza, l'invito del Ministero è a provare a capire se ci sono le condizioni per l'acquisizione al patrimonio pubblico. Su questo delle interlocuzioni col Comune ci sono state, ma ovviamente, Presidente, siccome poi la cessione non può essere obbligata ma deve essere un atto consensuale, tenuto conto che nel frattempo sono state anche approvate in bilancio delle norme che consentono ai Comuni, ovviamente non parliamo di risorse sconfinate, ma d'altro canto immobili di quel genere, che non hanno possibili destinazioni altre, speculative, ma soltanto culturali, che richiedono importanti interventi di valorizzazione, restauro, musealizzazione e così via dicendo, dal punto di vista commerciale del mercato non hanno valori incommensurabili. E tuttavia, evidentemente, sino ad oggi le condizioni per l'acquisizione del castello non si sono ritrovate. Per quanto concerne il più ampio contesto della cittadella, nelle varie articolazioni che peraltro sono inserite in carta Puglia, nella banca dati dei beni culturali regionali, che oggi è la banca dati dalla quale noi partiamo per veicolare gli investimenti su fondi strutturali europei. La cittadella è inquadrata nell'ambito della programmazione per la valorizzazione dei patrimoni culturali 2021-2027 e quindi sarà uno degli interventi che prioritariamente rientreranno all'avvio della
programmazione, partendo ovviamente da una progettazione di sistema, in questo caso a prescindere dalla proprietà pubblica o privata, perché, Presidente, come sa, noi abbiamo anche strumenti che consentono, e abbiamo provato a verificare da questo punto di vista la disponibilità ai privati proprietari di patrimonio culturale, mi riferisco al bando Radici Ali, di accedere a finanziamenti a fondo perduto fino all'80% proprio per valorizzare quei beni, ovviamente una prospettiva non di utilizzo privato ma di fruizione pubblica, ma non c'è stata anche in questo caso la disponibilità da parte del privato a procedere in questa direzione. Quindi, concludendo, io credo, anche alla luce poi del nuovo governo, con il quale, come dire, possiamo andare a riproporre la questione, che agli organi territoriali e agli atti, diciamo, quindi dal punto di vista del riconoscimento dell'eccezionale valore del castello e della cittadella, potremmo provare a capire adesso con il nuovo ministro se ci sono le condizioni, dal loro punto di vista, per, fermo restando, Presidente, come sa, che nei riscontri sia formali che informali la soprintendenza ha sempre sostenuto che i vincoli apposti a quel patrimonio sono, dal loro punto di vista, sufficienti. No, inamovibili, ma dal loro punto di vista già adeguati al valore del patrimonio. Quindi questo sarebbe uno scatto ulteriore. Sì, e in quel gioco poi di rimandi tra organi territoriali e organi ministeriali, essendo poi un provvedimento che il ministro diciamo, a dover assumere, probabilmente può essere il caso di affrontare la questione politicamente in sede. Da questo punto di vista è una questione che con l'assessore Matrangolo abbiamo discusso e quindi certamente in uno degli incontri, i diversi incontri previsti con il ministro e con i suoi uffici, porremo la questione. Peraltro, come noto, il ministero in questo momento è in fase di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma organizzativa del Ministero della Cultura, quindi stiamo attendendo anche i nuovi dirigenti e direttori generali per poter poi riprendere il discorso in questa logica. Grazie. Quindi utilissima, Presidente, questa audizione di oggi, perché ridiamo avvio a una nuova fase di interlocuzione con il Ministero. Se gentilmente, dottore direttore, quando si attiverà questa iniziativa anche sotto il profilo formale, datemi le notizie, perché proverò a muovermi anch'io secondo i nostri... Consideri, Presidente, che il ministro San Giuliano sarà presente sabato in Puglia, a Polignano, al Libro Possibile, alla chiusura del Libro Possibile, quindi stiamo tentando di organizzare un incontro riservato con l'assessore, intanto di presentazione e per una interlocuzione generale, per prendere un po' di impegni su una serie di ambiti prioritari. Magari se prima di questo non ce la facciamo forse a creare questa condizione formale, cioè avere già una... Possiamo anche una richiesta preventiva. Oggi è mercoledì, possiamo assolutamente pensare di trasferire al Ministero in questo momento gli atti che abbiamo formalizzato. Qui magari lo troviamo più predisposto e pronto. Assolutamente. Grazie. Sì. Allora, andando avanti, l'ultima mozione che attiene al dottor Patruno, sempre Pagliaro, 129, riconoscimento grotte preistoriche salentine patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Sì, anche questa, diciamo, è oggetto di una interrogazione, quindi vale lo stesso discorso che facevo poc'anzi. In realtà questo è un tema su cui abbiamo fatto approfondimenti molto, molto precisi, molto attenti, perché, come avevamo anticipato in una precedente interlocuzione, come noto, diciamo, la tentative list del patrimonio, le candidature a patrimonio UNESCO del patrimonio culturale materiale italiano è vastissimo, diciamo, e il Ministero è concentrato in questo momento sul riconoscimento dell'Appia Regina Viarum, che credo, spero, incrociando le dita, questa settimana nell'assemblea dell'UNESCO in India dovrebbe essere riconosciuta. Quindi, diciamo, la tentative list è molto lunga, ma da interlocuzioni con gli uffici competenti, sia a livello territoriale ma soprattutto a livello ministeriale, perché il riconoscimento dei patrimoni UNESCO e le candidature passano attraverso il Ministero, ci hanno evidenziato che in realtà le caratteristiche di questa proposta, poiché il patrimonio, le candidature italiane nella tentative list sono tutte fondate sul patrimonio storico, non sul patrimonio paleontologico sostanzialmente, perché queste sono le caratteristiche di quel patrimonio, avrebbe
possibilità assai più significative di essere preso in considerazione. Naturalmente, perché questo accada, è necessario predisporre un dossier di candidatura che, come in altri ambiti, peraltro oggettivamente promossi dal Presidente Pagliaro, hanno portato e stanno portando alla costruzione di dossier che hanno dei costi. La preparazione in dossier UNESCO, diciamo, degno di questo nome, che possa consentire di avere delle prospettive, e ripeto, il tema delle grotte è una questione che dal Ministero ci dicono è fondata, è più fondata di altri, anche, Presidente, se mi permette, del barocco, perché il barocco appartiene a quella storicità, a quella storia moderna e antica. Confermo, questa in assoluto ritengo che sia proprio la proposta. Ecco. Più forte e allora, sotto il profilo posto che queste condizioni vi sono, noi riteniamo che sia opportuno individuare, in questo momento non abbiamo disponibilità finanziaria, perché ripeto, la stima... Di che importo si tratta? Stiamo parlando, Presidente, di un dossier che, se fatto bene, sarà tra gli 80 e i 100 mila euro, tra il coinvolgimento dei consulenti adeguati e la costruzione materiale del dossier, che richiede documentazione molto approfondita. Però se ci impegniamo tutti, anche come Commissione, prossimo bilancio vediamo di inserirlo. Io ritengo, cifra, come è stato fatto in altre occasioni, che questa sia ancora più utile dal punto Bene, di vista... Presidente, contiamo anche su di lei. Presidente, Presidente... No. Vuoi soldi? Non ha seguito questa fase molto interessante, secondo me, da parte del dottore Patruno, dove ci dice che questa cosa delle grotte salentine, che ha un valore inestimabile, ha bisogno di un po' di risorse per poter, no, costruire il dossier e quindi, se la Commissione tutti insieme ci facciamo, ecco, parte attiva in occasione della prossima legge di bilancio per inserire questo importo, sarebbe una cosa buona, penso. Che ne pensi? Sono certa che non mancherà l'emendamento del collega Pagliaro e quindi poi sicuramente ci sarà. Chiederò alla Commissione di condividerlo, chiaramente. Chiederò a tutta la Commissione di condividerlo. Allora... Va bene. No, non è vero, penso che ci siano anche le tue grotte, stai tranquillo. Consigliere Caroli, mi sento di sottolineare un ultimo aspetto, se mi permettete. Ovviamente le candidature UNESCO sono tanto più forti quanto più i siti sono seriali. Quindi nell'ambito del dossier che si dovrà costruire, questa è la ragione dei costi del dossier, è necessario anche elaborare uno studio sul sistema delle grotte del Mezzogiorno, dell'area mediterranea, anche eventualmente per coinvolgere un paio di altri paesi diversi dall'Italia, perché questo rafforza pesantemente la candidatura dal punto di vista del successo. Quindi è chiaro che dobbiamo partire da un sistema di grotte, e la Puglia è un territorio carsico che è tutta una grotta. Comunque Francia, Spagna e Marocco già sono riusciti a ottenerlo, no? Esattamente. No, io voglio rassicurare il collega Caroli, comunque ci sono anche le sue grotte, non avere dubbi, così come anche nella proposta... Ehi, un attimo. Così come la proposta di legge sulle città messapiche, chiaramente coinvolge anche Ceglie, perché ogni tanto dimentica il collega Caroli, che fa parte della Messapia, nonostante abbia il nome proprio bello inserito nel suo comune. Va bene. Perfetto. Dottor Patruno, io dall'elenco ritengo che non c'è altro che la riguardi, perché sì, le restanti mozioni l'assessora... Vabbè, quindi qui ci siamo... Ci sono tutte le condizioni, servono un po' di risorse per questo dossier e qui magari come Commissione faremo... Magari ne parla insieme, anche quando verrà l'assessore Matrangola a relazionare sulla programmazione, lo chiediamo a lei che ha disponibilità maggiori rispetto a una Commissione che ne ha zero. Questo è chiaro. Grazie. Però la nostra azione sarà determinante, no? Certo. Anche per questo. Grazie Presidente, grazie Direttore. Grazie. Grazie. Grazie Dottor Patruno. Adesso passiamo alle mozioni
del settore formazione lavoro, politiche per il lavoro, diritto allo studio, scuola, università, formazione professionale. La direttora Pellegrini ci ha già inviato documentazione scritta in merito all'esito di tutte le mozioni, quindi noi abbiamo già la documentazione che ci illustra l'esito delle mozioni. Se la dottoressa Pellegrini, che ringraziamo per la presenza e per la disponibilità e per la precisione, ci vuole magari illustrare il documento che ha predisposto, senza che le richiamo uno a uno, visto che abbiamo già il documento, le riepiloghiamo. Sì, anzitutto volevo ringraziare il Presidente e i consiglieri, perché queste riunioni, che sono un unicum, è la prima volta che la Commissione viene chiamata a fare una sorta di manutenzione delle mozioni, anche perché, come il collega Patruno, alcune erano molto datate, quindi è stato difficile ricostruire il percorso, e soprattutto in alcuni dei casi, molte di queste mozioni che riguardano soprattutto l'istruzione, la competenza non è della Regione, nel senso che viene richiamata la Giunta, quindi l'indirizzo politico. Per questo l'assessore si scusa, era qui, voleva portare lui questo messaggio, essendo non tecnico ma un ambito politico, chiarire che in alcuni casi la posizione della Regione, a sostegno di quanto chiedono i consiglieri, potrebbe sforare anche in un contralegem. Mi riferisco in particolare alla mozione che prevede l'impegno del Presidente a sostenere un incontro con il Ministro dell'Istruzione per modificare le leggi vigenti e riconoscere il sostegno alle scuole paritarie. Si potrebbe arrivare a sforare il dettato dell'articolo 33 della Costituzione, che dice che l'istruzione universale e pubblica, se è privata, deve essere senza oneri per lo Stato. Quindi la parificazione dell'istruzione privata con quella pubblica è già esistente a livello di finalizzazione, ma non può essere a costi pubblici. D'altro canto, e approfitto dell'occasione per ribadirlo, poiché quella mozione riguardava il sistema dello 06, sullo 03 la Regione si è impegnata tantissimo. Eravamo qui, grazie alla Presidente Parchitelli, a affrontare il tema del sostegno della Regione sul sistema di quelli che sono adesso i buoni educativi, che hanno avuto un incremento di risorse finanziarie profuse dalla Regione, che sono partite da 25 milioni di euro, 63 milioni di euro l'anno scorso, e quest'anno il portale si sta per chiudere, credo che avremo già coperto quasi tutta l'offerta quest'anno in anticipo rispetto all'anno scorso, per un ammontare di 62 milioni di euro, quindi da questo 72, perdonate, quindi da questo punto di vista non credo si possa sostenere che l'amministrazione regionale non abbia sensibilità e attenzione verso questo tema. E ricordiamo che nel segmento 03 l'offerta è di tipo convenzionata, cioè quindi le strutture sono ancora per lo più private e non pubbliche. Mi scuserete per questo, stamattina ho approfittato a mandare un ulteriore documento. Questo riguarda la mozione numero 31, anche questa datata del 2021, impegnava la Regione a costituire la community officine della formazione. Da questo punto... mozione è la Ricchia. Ah, ecco, perfetto. Da questo punto di vista allora tengo a dirle che, se anche non si è provveduto nello specifico alla costituzione delle officine della formazione, approfitto e mi darebbe molta gratificazione potervi dare l'ultimo aggiornamento dell'agenda del lavoro. Vi lascio la pubblicazione di giugno 2024 e porto la vostra attenzione soprattutto sulla pagina finale, lì dove sono richiamate tutte le agende che abbiamo realizzato a partire dal 2021. Quindi, poiché quella mozione, che ritengo molto attenta e interessante, soprattutto nel punto in cui impegnava il Presidente e la Giunta ad avviare un rapporto costante con il partenariato economico-sociale e con le istituzioni scolastiche e formative per lavorare in maniera condivisa per la qualificazione
qualificazione delle competenze nei percorsi formativi, sostenendo la rete tra i soggetti per la realizzazione di un modello regionale, se non nei risultati, credo che quantomeno nella strutturazione di un metodo di ascolto, di partecipazione, di coprogrammazione, covalutazione e riprogrammazione, credo che il Dipartimento e l'Assessorato abbiano dato dimostrazione della volontà di mettere in atto questi elementi, e l'hanno dimostrato anche con strategie come il futuro un capolavoro, che ha impegnato 80 milioni di euro in misure come i punti cardinali e reti partecipative, e lo farà ancora con la strategia FOR. A questo aggiungo un pezzo, e cioè che sullo specifico tema delle comunità formative abbiamo in essere la volontà di presentare un disegno di legge sulle comunità formative aziendali, educanti e permanenti. Abbiamo già degli esiti approvati con una determina di giunta, perché ho nominato un gruppo di lavoro che ha realizzato un'attività di approfondimento partendo dalle comunità formative di Olivetti, che sono una grande peculiarità del nostro territorio. Quindi Olivetti era stato lungimirante nell'immaginare già la creazione di un senso di community all'interno dell'azienda, che diventasse anche un modello organizzativo e non solo uno strumento di formazione. Abbiamo degli esiti di questo gruppo di lavoro che vorremmo trasfondere in un disegno di legge, quindi anche su questo aspetto, e penso che questo sia forse l'elemento più che ripropone le officine della formazione. Quindi credo che da questo punto di vista l'auspicio che era stato manifestato possa dirsi avviato e in corso di realizzazione. Per quanto riguarda poi le mozioni relative alle politiche del lavoro, e mi riferisco in particolare alla mozione 32 e alla mozione 43, entrambe possiamo ritenerle evase. Non so se poi esista una manutenzione per ritenerle adempiute, perché con riguardo al patto per lo sviluppo dell'area Norbaresio-Fantina, il dirigente competente della sezione ha evidenziato come il patto sia stato sottoscritto e finanziato e tutte le attività siano state svolte, rendicontate e liquidate. Anche qui la mozione era del luglio 2021. Per quanto riguarda invece la seconda mozione, cioè la 43, che prevedeva un approfondimento sulla cassa integrazione a zero ore, la sezione lavoro ha tenuto a fornire i dati dell'avviso CIG 2019, che durante il Covid si era avviato ma poi era restato sospeso, congelato. È stata pronta cura del Dipartimento e dell'Assessorato riprenderlo in mano con la nomina di una nuova commissione. L'avviso si è concluso, tutti i corsi sono stati rendicontati e liquidati, e questo ha prodotto per 1300 lavoratori 82 percorsi formativi che sono stati realizzati da 26 organismi di formazione. Ci sono poi un gruppo di mozioni che sono di competenza del SEPAC, abbiamo provveduto a trasmetterli al comitato che si occupa delle crisi aziendali, e il SEPAC ha fornito alcune specifiche delucidazioni che abbiamo fornito alla commissione. Riguardavano la tutela dei lavoratori dell'indotto ex Silva, e qui la nomina dei nuovi commissari, ovviamente la nuova normativa ha superato la mozione, e quindi il SEPAC ha tenuto ad evidenziare come ci sia stata la proroga per la cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori delle aziende. Con riguardo invece alla mozione 163 relativa al Cementir, Cemitalia di Taranto, anche qui il comitato ha fornito delle delucidazioni: non c'è stata nessuna richiesta di esodo, nessun posto di lavoro si è perso, l'organico permane in 40 unità, di cui 35 forniscono del sostegno a reddito a zero ore, 3 sono impiegati in attività di presidio di stabilimento, non c'è stata, appunto, come vi ho detto, nessuna richiesta di esodo. Il tavolo SEPAC su questo tema si aggiornerà il 16 luglio 2024, e da gennaio 2023 il Dipartimento dello Sviluppo Economico ha pubblicato il bando Hydrogen Valley, per il quale le imprese interessate potranno presentare progetti. Concludo con l'ultima mozione, che è la numero 100, che riguarda la Leonardo Spa, e anche qui è evidenziato come siano
siano le aziende a dover candidare al finanziamento pubblico i piani di formazione aziendale e riqualificazione professionale. Penso che questo possa dare un quadro del materiale che abbiamo fornito. Ovviamente resto come sempre a disposizione di questa commissione, che ringrazio ancora per tutte le opportunità che ha fornito, fornisce, sono certa fornirà al Dipartimento di poter far emergere l'attività che viene condotta giornalmente. Grazie direttora. Allora, prima di concludere i lavori di commissione, una informativa. Sono pervenuti i contributi da parte delle sigle sindacali in merito alla legge sul dumping che abbiamo affrontato qui in commissione. Per questo motivo e per fare sintesi tra i contributi al fine di predisporre poi un emendamento, vista la disponibilità che abbiamo rappresentato sia qui in commissione e anche che ha rappresentato l'assessore, istituisco una sottocommissione di lavoro per fare sintesi tra i contributi arrivati dalle sigle sindacali, composta da 3 componenti di maggioranza e 2 di minoranza. A questa sottocommissione chiederò la partecipazione dei nostri uffici, in particolare della sezione lavoro del dottor Giuseppe Lella e della sezione che si occupa di appalti della nostra regione, perché ci deve comunicare, come è stato chiesto credo proprio dal collega Caroli, l'attuabilità delle norme di cui abbiamo parlato. Da parte della maggioranza, oltre me, ho avuto la disponibilità a partecipare alla sottocommissione da parte del collega Lopalco e del collega Mazzarano. Per quanto riguarda la minoranza, naturalmente sarà presente il proponente La Notte, e avevo ricevuto la disponibilità da parte della collega Laricchia. Quindi, se siamo d'accordo, sì, io conto sinceramente, vista della semplicità anche del lavoro, tenuto conto che dobbiamo solo fare sintesi tra i contributi pervenuti, di concludere i lavori in breve tempo e poi di sottoporli naturalmente a tutta la commissione. Quindi daremo avvio a questi lavori di sottocommissione, di cui poi vi terremo aggiornati. Quindi, sì. Quindi la sottocommissione, ribadisco, Parchitelli, Mazzarano, Lopalco, La Notte, Laricchia. Dichiaro conclusi i lavori di commissione. Grazie a tutti.